Primo giorno di scuola in Sicilia. Come procede il controllo del Green Pass? La tecnica della scuola si è recata al Liceo Scientifico Galileo Galilei e all'Istituto Comprensivo Italo Calvino di Catania. Abbiamo dal 13 puntualmente, come ha preannunciato il Ministro, abbiamo avuto la piattaforma operativa tramite il SIDI e quindi possiamo giornalmente dalla segreteria, quindi senza bisogno, per esempio nel nostro caso avendo più plessi, dovevo incaricare più persone nel controllo. In questo modo invece noi riusciamo tramite la segreteria a vedere chi non è in regola, naturalmente avvisiamo perché come capita ci possono essere dei disguidi anche da parte delle app dove magari non vengono registrati correttamente alcuni dati e fino adesso devo dire che sono pochi i casi che non sono in regola ma che poi fanno il tampone, ma in percentuale parliamo del 5%, 4-5% giornalmente, che però poi effettuando il tampone si mettono in regola. E grazie all'applicazione che ci viene fornita dal Ministero il nostro lavoro è stato semplificato rispetto ai primi momenti. Se fosse stata una cosa, diciamo, manuale giornalmente sarebbe stato molto ma molto più complesso. La piattaforma è stata azzeccata, ecco, è stata azzeccata, funziona e quindi questo è importante. Soltanto sporadici controlli hanno dato esito negativo, tuttavia posso dire che nella nostra scuola su un totale di risorse umane di circa 250 persone, di cui 130 docenti, personale ATA, supplenti, sono stati veramente dei casi sporadici che hanno immediatamente poi regolarizzato, esatto, facendo il tampone. Non c'è stata la necessità di richiedere già il supplente, No, assolutamente. E non c'è stata nemmeno la sanzione amministrativa nei confronti di queste persone. No, perché subito hanno effettuato il tampone.